Ma dove mi trovo? Oh, non ho più l'età per fare queste cose. Sicuramente mi sarò spettinata. Oh mamma mia, quanta luce in questo posto! Oh, fatemi alzare. Oh mamma, ma per tutte le tempeste del mondo, che posto orribile è mai questo? Risvegliarsi dopo centinaia di anni in un posto così terribilmente agghiacciante e terribilmente luminoso è qualcosa veramente di terribile. Ciao ragazzi, un saluto a tutti voi che ci state guardando. Vi starete chiedendo chi sono io? E come darvi torto? Dopo centinaia di anni rinchiusa all'interno di quella zucca. Per carità, è il posto migliore dove alloggiare, ma sono trascorsi ormai centinaia di anni e sicuramente voi non saprete che io sono Crudelita. Sì, avete ragione, non posso darvi torto, sono mostruosamente bella. Questo è il mio destino. Essere mostruosamente belli è il prezzo da pagare per essere una strega. Come? Sì, siete nel posto giusto. Questo è il canale dei Cavalieri Family. Mamma Claudia? Mamma Claudia è solo un ricordo. Ora ci sono io, Crudelita! Beh, che rimanga tra di noi. Sono un po' arrugginita. Ma diamo un'occhiata a questo posto, perché sicuramente c'è qualcosa da sistemare. Venite con me. Oh, il mio fidato anello, caro dolce ragno. È grazie alla tua mostruosità, caro amico mio, che oggi mi ritrovo di nuovo qua con tutti voi a festeggiare nuovamente questo periodo di Halloween. Ma com'è possibile festeggiare in un posto così allegro? Non ci siamo proprio per niente. Troppi muri bianchi, troppa luce e per di più, troppa allegria. È qualcosa veramente di assurdo. Ma che Halloween può essere mai questo? Con tutta questa allegria? Dobbiamo sistemare immediatamente perlomeno questa stanza. Partiamo dall'inizio. Oh, meno male che ci sei tu, cara mia zucca. Hai ripreso a illuminarti. Guardatela. Eh sì, perché è proprio grazie al suo potere che io divento Crudelita. Ancora non mi è passato il mal di gola. Ma che dire, mi sento un po' vuota. Certo, l'abito è spaventosamente bello, ma manca qualcosa. Certo, una borsetta. Siete d'accordo con me? Scrivetelo giù nei commenti. In effetti potrei indossare una bella borsettina. E allora, borsettina sia. Eccola! Ma è fantastica, non credete? È sicuramente un comodo e tenebroso aiuto per partire da qualcosa di un po' più azzeccato. Non posso più guardare tutto questo bianco, mi sta accecando la vista. Iniziamo un pochettino a sistemare quella, addobbando con qualche splendida ragnatela. Che cosa ne pensate, cari amici? Questo orologio non mi piace proprio per niente. A voi piace? Mi auguro proprio di no. E allora, al mio tre, mi raccomando, battete le mani insieme a me per una volta soltanto. Siete pronti? E allora, uno, due e tre. Decisamente meglio, non pensate anche voi? Sì, meritava proprio di essere coperto questo orologio. Fantastiche le mie amiche ragnatele, sempre pronte a venirmi in soccorso. E poi, non pensate quello che penso anch'io, creano veramente arredamento. Ma andiamo avanti. Siete stati molto bravi anche voi a casa, ma non è che avete qualche potere sovrannaturale proprio come me? Proprio come la grande Crudelita!
Scusate, oggi non è giornata. Ma andiamo avanti. In questa casa davvero faccio anche fatica a muovermi. Tutte queste foto, castelli di Disney. Eh no, c'è qualcosa davvero che non funziona. Non possiamo proprio continuare in questo modo. Guardate queste facce orribili. Ma com'è possibile? Tutta questa gioia sui loro volti. Com'è possibile? Tutti e quattro che esprimono così tanto affetto, amore per la vita. C'è qualcosa che non funziona. Queste bimbe sono troppo sorridenti. Non parliamo di mamma Claudia. E lui, papà Salvo. Non pensate davvero che sia troppo? Troppo tutto questo per Halloween? Brava Sprizzi, è giusto. Brava Sprizzi, anche tu mi stai dando ragione. Tutto questo è veramente troppo, troppo per Crudelita, che si è risvegliata dopo centinaia di anni. È arrivato il momento di cambiare le cose nella Cavalieri Family. Ho deciso che è arrivato il momento di prendermela con lui. Sì, con papà Salvo. Ho deciso che gli regalerò qualcosa di veramente magico, di sensazionale. Non potete veramente immaginarlo che cosa ho in mente per lui. Resterete stupiti anche voi. Sono pronta. Sono qui nella mia cucina per creare qualcosa che non potete nemmeno immaginare. Qualcosa che trasformerà finalmente Papà Salvo e tutta la Cavalieri Family in qualcosa di mostruoso. Siete pronti? Siete tutti pronti voi a casa per vedere quello che sto per creare? Cominciamo da zampe di gallina, scarafaggio, no, non mi ricordo, pelo di topo. Ah, mi sto confondendo, troppe pozioni magiche in testa, così rischierò di buttare all'aria tutto quanto. Non c'è che dire, ho bisogno del mio libro. Siete pronti? Al mio tre, schioccate le dita insieme a me. Siete pronti? E allora uno, due e tre. Eccolo qui, il mio libro delle pozioni magiche. Oh, non sapevo più dove eri finito. Quanto mi sei mancato in tutti questi anni. Non perdiamo altro tempo e cerchiamo immediatamente la pozione magica per Papà Salvo. Non vi posso assolutamente svelare in cosa lo trasformerò. Dunque, allora, trasformazione in topo, ragno peloso, no, drago sputafuoco, nemmeno. Qualcosa di più orribile. Se avete qualche suggerimento, mi raccomando, piccoli amici mostruosi, scrivetelo giù nei commenti e fatemelo sapere, eh? Trasformazione in... l'ho trovato. Ora è tutto chiaro. Mi mancano solo gli ingredienti e la mia pozione magica sarà pronta. Partiamo dal primo ingrediente. Mi serve un contenitore dove miscelare tutti gli ingredienti. E quindi... oh, la mia piccola zucca. Eccola qui, fedele amica di tutte le numerose pozioni già create. Oh, ma che brava, hai anche già all'interno l'acqua. Molto bene. E voilà. Ecco il primo occhio. Disgustoso, non credete? Immergiamolo. Che ne pensate? Forse è meglio aggiungerne un altro. Meglio abbondare, non si sa mai. Voilà. Ed ecco a voi il secondo occhio. Occhi di pipistrello. Tela di ragnatela. Ne porto sempre un po' con me. Ah, dove l'ho messa? Le tasche. Mi hanno tolto le tasche in questo vestito. Ma com'è possibile? Ah, trovato. Metto sempre un po' di ragnatela qui. Eccola! La mia fedele e preziosissima ragnatela. Immergiamola. Occhi di pipistrello. Tela di ragnatela. Ragno peloso. Di solito il mio fedele amico è sempre con me. Io sono amante dei ragni, come potete vedere. Ma dove si è cacciato? Ehi! Che cosa ci fai lassù? Mi servi qui! Scusate, è finito proprio sulla telecamera.
Vieni qua, immediatamente. Scendi, scendi! Ah. Scusate ragazzi, il mio fedele amico peloso era finito proprio sulla vostra testolina, sulla telecamera. Ma vi assicuro che è un ragnetto molto affettuoso. Vai caro, vai anche tu. Occhi di pipistrello, tela di ragno, ragno peloso e pelo di gatto nero. E ora dove lo vado a trovare il pelo del gatto nero? Ho trovato! Venite con me! Cara piccola e dolce Sprizzi, in mancanza d'altro mi andrai bene anche tu. Ho bisogno di un pezzettino di pelo. Eccolo! Grazie Sprizzi! Speriamo che vada bene. In mancanza del pelo di gatto, abbiamo dovuto ripiegare sul pelo del cane. Io spero che tutto questo non crei sconvolgimento nella pozione magica. Oh, inseriamo i nostri peli di gatto... di cane all'interno della nostra pozione. E dovremmo esserci. Non mi resta che girare con la nostra spatola. Ragazzi, concentratevi insieme a me. Mi raccomando, affinché la pozione magica si crei. Ripetete insieme a me. Occhi di pipistrello, tela di ragno, ragno peloso e pelo di cane nero. Dovremmo esserci. Io lo sento. È pronta! Non mi resta altro che inserire tutta la mia pozione magica in questo tenebroso bicchiere. A forma di teschio! Versiamo tutta la pozione qua dentro. Eccola qui! La pozione magica per Papa Salvo è pronta! E quando la berrà, tutta la Cavaleri Febili sarà finalmente finita! Sicuramente se lo ricorderanno per sempre questo Halloween! Non mi resta far altro che metterla dentro il frigorifero. Ecco fatto! Finalmente posso dire di avere Papa Salvo e tutta la Cavaleri Family in pugno! Ma come sono così cattiva! Ma come sono così oscura e tenebrosa! Sì, mi piaccio proprio tanto! Ma che cos'era questo rumore? Lo avete sentito anche voi? Forse qualcuno sta rientrando. E se dovessero vedermi così è finita! Butterei all'aria tutto il lavoro di oggi! Non c'è nient'altro da fare. Mi devo ritrasformare in mamma Claudia. Sì, 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 non mi possono vedere così. Oh, è finita! Sarebbe finita per me! E sarebbe finita per questo Halloween tenebroso! E Papa Salvo non si trasformerebbe più! La mia pozione magica sarebbe da buttare! Stanno arrivando! Stanno arrivando! Ho sentito il campanello, mi devo sbrigare! Mi devo trasformare immediatamente! Prima che sia troppo tardi! 3, 2, 1. Sparirò in un sol secondo. C'è nessuno? Sono arrivato! Mamma! Ma che ci fai a te? Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavaleri Family. Ci vediamo!